Stadio Lungo Bisenzio, Toccafondi rifiuta di consegnare le chiavi al comune. Atti osceni in pieno giorno ai giardini di Piazza Stazione davanti a famiglie e bambini, denunciato 25enne. Tentato il furto in concessionaria, fermati dalla polizia due cugini, una minorenne, in fuga un complice. Buongiorno e bentornati all'informazione di TV Prato. Continua il braccio di ferro tra l'ACI Prato e il comune. Oggi Toccafondi avrebbe dovuto riconsegnare lo stadio Lungo Bisenzio all'amministrazione comunale, ma non è stato così. Il comune intanto prepara un ordine di sgombero coattivo. Il servizio di Marco Manzo. L'ennesimo colpo di scena della vicenda Prato si è vissuto oggi, giorno in cui Paolo Toccafondi avrebbe dovuto riconsegnare le chiavi del Lungo Bisenzio al proprietario, ovvero il comune. Quando i tecnici dell'amministrazione si sono presentati allo stadio, hanno però ricevuto per tutta risposta un diniego. La società ha ribadito di voler tenere lo stadio e di non avere intenzione di restituire la struttura. Proseguono quindi le scaramucce tra Toccafondi e l'amministrazione, che ora sta pensando di preparare un ordine di sgombero coattivo per tornare in possesso del bene. Il muro contro muro va avanti da settimane, da quando è naufragata definitivamente la trattativa per la cessione della società dalla famiglia Toccafondi a Joseph Romano. Il sindaco aveva vincolato la disponibilità dello stadio al cambio di proprietà. Una volta naufragata la trattativa, l'amministrazione ha deciso di far decadere la concessione dello stadio all'ACI Prato, mettendo a bando la gestione del Lungo Bisenzio ed invitando il Prato a riconsegnare la struttura entro il 20 agosto. Arrivato il giorno per la formale restituzione delle chiavi, però i tecnici del comune hanno avuto una sgradita sorpresa. La mancata disponibilità del Lungo Bisenzio nel frattempo ha impedito al Prato di ottenere il ripescaggio in Serie C, decisione sulla quale pende un ricorso al TAR, la cui risposta è attesa per il 12 settembre. Sulla vicenda della mancata cessione e dell'utilizzo dello stadio, il procuratore Nicolosi ha aperto un fascicolo di inchiesta nel quale al momento non figurano ipotesi di reato né indagati. La scorsa settimana è stato il sindaco Biffoni in persona a depositare un esposto in procura. La cronaca, atti osceni in pieno giorno nei giardini di Piazza Stazione, incurante della presenza nei paraggi di famiglie e bambini. Un uomo si stava masturbando dietro un albero. Il responsabile dell'episodio, che è avvenuto ieri mattina, è un 25enne cittadino del Gambia. L'uomo, che aveva precedenti per rapina, era stato scarcerato 2 mesi fa ed è stato notato da una pattuglia della polizia che stava effettuando dei controlli in zona. Gli agenti lo hanno fatto ricomporre e lo hanno condotto in questura, dove nei suoi confronti è scattata una denuncia per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Restiamo sempre in Piazza della Stazione per una lite tra prostitute avvenuta sabato scorso. La discussione è scoppiata perché in precedenza una delle due donne avrebbe cercato di estorcere denaro all'altra, una sorta di pizza da pagare per poter stazionare in quel preciso luogo all'altezza di via Firenze a svolgere l'attività di meretricio. A chiedere l'intervento della polizia giunta sul posto è stata la vittima della presunta estorsione, una 42enne cittadina rumena senza fissa dimora e con precedenti a suo carico, che poche ore prima si era recata dai carabinieri per sporgere denuncia riguardante appunto il tentativo di estorsione da parte dell'altra prostituta, una sua connazionale di 45 anni. La 42enne è stata però denunciata perché in presenza degli agenti ha minacciato gravemente la connazionale, che avrebbe tentato di estorcerle il denaro. Entrambe le donne sono state allontanate dalla zona. Ed è tornato a Prato Luca Martino, 38 anni, uno dei vigili del fuoco impegnati fin dal giorno della tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. Martino, in forza all'unità cinofila del comando provinciale dei vigili del fuoco di Prato, ha partecipato alle operazioni di soccorso assieme al suo cane, un Breton di nome Foglia. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente, ecco la sua testimonianza. Sicuramente sono sensazioni forti, emozioni enormi, e io e il mio cane abbiamo iniziato subito a lavorare, eravamo organizzati in turni di 2 ore, tutto ininterrottamente. Purtroppo noi abbiamo fatto lavorare, cioè, ininterrottamente i cani, nella speranza di trovare qualcuno o che il cane segnalasse colo d'odore giusto e rinvenisse persone ancora vive sotto quelle tonnellate e tonnellate di cemento. Purtroppo avremmo voluto fare di più, nel senso che purtroppo abbiamo estratto solo cadaveri poi alla fine. Ti era mai capitato di vedere scene
di questo tipo, situazioni di questo tipo. Sono scenari impensabili. Io da vigile ho fatto anche il terremoto di Amatrice e quello di Norcia. Una tragedia simile è diversa per la quantità di cemento e ferri disposti uno sull'altro, che è impensabile che possa succedere. Ecco. E anche il lavoro dei cani è molto complicato in queste circostanze qua. Ce l'abbiamo messa tutta. Cosa ti rimane di questa esperienza sicuramente forte? A me rimane sicuramente l'immagine di una donna, di una mamma che per 5 giorni è stata ai margini della zona rossa in attesa di un segnale perché gli ritrovassimo il figlio. È stata lì insieme a noi ininterrottamente per tutti questi giorni ad aspettare questo. Poi mi è rimasto indelebile l'abbraccio della città di Genova, che ci ha adottato, ci ha messo a disposizione tutto, umanità, ringraziamento, cuore, veramente una sensazione che indescrivibile, commovente. Furto sventato a una concessionaria di via per le case nuove nella zona vicino al casello di Prato Ovest. La polizia è intervenuta a seguito di una segnalazione e è riuscita a bloccare due dei tre ladri che avevano scavalcato la rete di recinzione e forzato la porta degli uffici. All'arrivo delle volanti, i malviventi hanno tentato la fuga a piedi nelle strade circostanti. Solo uno di loro è riuscito a farla franca. In manette per tentato furto aggravato è finito un 22enne cittadino rumeno, denunciato per lo stesso reato il cugino di 17 anni, che è stato riaffidato al padre. E voltiamo pagina. Bilancio positivo per la 13ª edizione della Festa del Volontariato, che è terminata ieri sera a Cafaggio. Vediamo. 2 settimane all'insegna del buon cibo e soprattutto della solidarietà. Ha chiuso i battenti ieri sera alla Casa del Popolo di Cafaggio la 13ª edizione della Festa del Volontariato, manifestazione nata con l'obiettivo di sostenere le associazioni del territorio impegnate nel sociale. Sono stati 35 volontari suddivisi in 2 turni che ogni sera hanno dato il loro prezioso contributo per la riuscita della festa. La 13ª festa del volontariato di Cafaggio è andata molto bene anche quest'anno. Abbiamo avuto molte presenze, forse qualche cosina ancora più dell'anno scorso, forse bisogna fare ancora dei rilanci. Siamo molto contenti di come è andata. Abbiamo deciso di fare una riunione nelle prossime settimane, nella quale verrà deciso quali saranno le associazioni alla quale verrà devoluto il contributo che abbiamo raccolto in queste 2 settimane di impegno qui al circolo. L'intento di tutti noi è stato quello di impegnarsi in queste 2 settimane, che per molti di noi sono settimane anche di ferie, per dare un contributo a chi aiuta poi durante tutto il resto dell'anno, in sostanza per aiutare chi aiuta. Presente anche uno stand del coordinamento pratese di Libera con prodotti biologici provenienti dalle terre confiscate alle mafie. Sono una volontaria, mi chiamo Gaia Di Fede, in occasione della 13ª manifestazione del volontariato e partecipo con un banchino di Libera che contiene i prodotti delle terre sequestrate alla mafia. Nel corso della festa, inoltre, è stato possibile contribuire alla raccolta di prodotti alimentari da destinare ai richiedenti asilo ospitati nella parrocchia di Vicofaro a Pistoia. Abbiamo aderito anche all'appello di Don Massimo Biancalani per una raccolta di prodotti alimentari da devolvere alla comunità di Vicofaro, e qui abbiamo un campionario di quello che abbiamo raccolto e che consegneremo a Don Massimo per le necessità della comunità di accoglienza che ha a Pistoia. E adesso, prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo alle previsioni meteorologiche a cura del Consorzio Lamma. Una buona giornata a tutti, un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Andiamo a vedere le ultime immagini che ci giungono dal satellite, che ci mostrano della nuvolosità sul Tirreno meridionale, che sono sintomo di un'area di instabilità, con temporali anche di una certa intensità che si formano soprattutto sul mare. Sul centro-nord Italia invece prevalgono condizioni di alta pressione, cielo in prevalenza sereno.
Per quanto riguarda la previsione, nel pomeriggio di oggi, qualche temporale, qualche rovescio ancora possibile sulle zone meridionali, intorno al Monte Amiata, in particolare colline metallifere, qualche rovescio a carattere isolato che poi tenderà a dissolversi in serata. Per quanto riguarda invece le zone centro-settentrionali, abbiamo un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali, mari poco mossi, localmente mosso il bacino settentrionale. Infine uno sguardo alla giornata di domani, cielo sereno in mattinata, nel pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi che potranno occasionalmente dar luogo a qualche rovescio soltanto sulle zone meridionali al confine con Lazio, quindi in particolare sul Monte Amiata. I venti soffieranno ancora debolmente da ovest e nord-ovest sulle zone costiere, da nord-est invece sulle zone interne. Le temperature si manterranno stazionarie con valori intorno ai 32-34 gradi sulle zone interne. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione. È tutto anche per quanto ci riguarda, l'appuntamento con l'informazione per stasera alle 20:30. Buon proseguimento con i nostri programmi.